The chopper, okay? A job, okay? A chopper? Buonasera a tutti, grazie della visualizzazione, eccoci qua Ken e Ciappo per il sociale e ci troviamo qua con due personaggi d'eccezione, sto parlando di Francesco Bini e Matteo Dunchi Ciao a tutti. Ciao. che vi salutano giustamente, si tratta di due fotografi, due eh, fotografi Urbex. Urbex, è il termine giusto perché? Perché vuol dire praticamente eh, esplorazione urbana, che è quello che facciamo noi, vale a dire andare nei posti abbandonati, andare a, a, a capire e riuscire a prendere la parte bella in un posto che è stato abbandonato, è stato dimenticato da tutti, invece noi cerchiamo di eh, rifarlo vivere tramite delle, delle foto. E di fatti il tema di questa mostra è questo, a Beautiful Decay. E, e vorrei sapere da voi perché poi alla fine avete deciso di mettere in luce questo vostro lavoro. Eh, praticamente abbiamo voluto far conoscere altre persone che non erano sulla rete sociale di Facebook e Instagram ehm, le, i posti che abbiamo visitato eh, per riuscire a trasmettere sensazioni a livello eh, visivo, i posti che abbiamo visitato. Sì, ci vuole essere una rivalutazione anche no infatti mi stava dicendo Matteo una cosa molto importante c'è una parola che è assolutamente abolita da questa mostra ovvero se la dico poi mi vippa è il degrado noi non vogliamo parlare di degrado infatti la mostra si intitola A Beautiful Decay infatti noi vogliamo mostrare la bellezza di questi posti che sono abbandonati quindi non vogliamo fare polemica al giorno d'oggi ci sono talmente tanti gruppi facebook specialmente nella nostra città ci sono più gruppi facebook di persone che parlano di questo cioè come si stava meglio quando c'era questo ma ora è meglio ora è peggio no detto, basta ci siamo rotti le balle e abbiamo detto, facciamo una mostra facciamo vedere il bello di questi posti il bello delle architetture il bello dei, eh, dei giochi di luce e, mh, del, delle trame delle texture sui muri e immagino che ci sia anche della difficoltà nel reperire questi posti sì. e comunque sia si sta parlando di foto che non sono difficoltose soltanto dal punto di vista artistico dal punto di vista tecnico ma anche dal punto di vista del soggetto stesso che sì. comunque sia sì. ha bisogno anche di una ricerca come vi muovete di solito? allora mh, gli esploratori urbani adesso va diciamo che va un po' di moda tanto infatti eh, Francesca ha detto che noi siamo fotografi ma gli esploratori urbani fanno anche tante altre cose per esempio andare a Solamente a vedere i posti, c'è cioè chi va a sentire gli spiriti di notte in questi posti. Vabbè, noi insomma facciamo parte di questa community e ci, le informazioni le carpiamo da internet, poi tanti posti li conosciamo già. Sono posti della zona che tutti vedono, ma magari noi ci siamo abbiamo avuto il coraggio di andarci dentro. E chiaramente non abbiamo messo nomi perché vi ricordo che tutti questi posti non abbiamo avuto permessi, ma siamo entrati con il massimo rispetto, non abbiamo rotto niente, cosa che invece fanno tante persone, specialmente ragazzini che salano da scuola e vanno che a distruggere le cose. Noi invece entriamo quando troviamo aperto, non rompiamo chiavistelli. O... Una domanda per questa tipologia particolare di scouting, no? sì. di questo andare ad esplorare, c'è per caso anche un vuoto legislativo dietro oppure. Sì esatto, prima avevamo la conferenza della nostra amica che è molto più esperta di noi sotto, sotto questo lato e sì, certi posti dove non trovi cartelli specifici che ti dicono vietato entrare, dove non trovi catene praticamente sono free to pass e ci puoi andare ovviamente a tuo rischio e pericolo. perché ricordiamo che fare esplorazioni urbane è un'attività rischiosa che non si può improvvisare bisogna sempre andare in gruppo anche per, per non rischiare di rimanere diciamo... È ...il posto che... Praticamente, visiti è a rischio di decadenza, nel senso che eh, si ricorda che i solai sono lì fermi da una trentina di anni. A volte mh, praticamente scale e legno che rischiano di crollare, bisogna stare sempre attenti, avere un occhio di riguardo sia per il posto che per se stessi perché si rischia veramente di farsi del male. In questa mostra, di quanti luoghi, quanti luoghi stiamo guardando? Sono foto fatte in quanti luoghi? Quanti? Cento? Mille? Dieci? Quanti? Tutti, sì, sono una cinquantina di posti che abbiamo visitato nell'arco degli ultimi 6-7 anni in pratica. Eh, andiamo da um, alcune ville, alcuni luoghi pubblici come cinema, uh, hotel. Praticamente dall'industria al luogo pubblico all'ospedale uh, psichiatrico. E quanto vi siete spinti lontano da, da Massa? A rispetto ad area circa, qual è il posto più lontano dove siete spinti? Ma siamo sempre rimasti in Toscana come esplorazioni, diciamo, che vedete qua? cioè esplorazioni viaggio che vai per esplorare poi magari con questa passione quando uno va a fare una vacanza per altri motivi magari trova un edificio ci va io quando sono andato all'Elba quando sono stato in Veneto ho visto gli edifici chiaramente non avevo tutto diciamo l'attrezzatura dietro quella più che altro di sopravvivenza diciamo così per cui non sono entrato ne nelle cose più pericolose però qui nella zona abbiamo tutta roba toscana e poco um, della Liguria e noi andiamo sempre con uh, macchine fotografiche, noi siamo fotografi nella, nella vita normale. Andiamo. Noi siamo su Canon, abbiamo uh, sì, esatto. lui usava full frame, era per ora 550D. Ah, sì. Che Io ho usato la 600D fino a qualche mese fa per cui ora c'è una 6D e utilizziamo prevalentemente zoom grandangolari come vedete prediligiamo più le vedute grandangolari però anche i dettagli che li facciamo magari con un classico cinquantino luminoso sia vintage che quello classico canon insomma un po', un po di tutto, non serve, il tele serve molto raramente in questi casi. Grandangolo sicuramente, perché poi gli spazi sono abbastanza. spesso sono piccoli, però trovi anche spazi enormi di cui tu non sei abituato a stare in uno spazio così grande al coperto senza gente, ma con i topi. <ride> E mi dicevate che per la realizzazione di questa mostra avete da fare dei ringraziamenti in particolare? Sì, esatto, dobbiamo ringraziare prima di tutto Proloco Marina di Massa che ci ha permesso di organizzare il tutto, poi i nostri partner tecnici, abbiamo Axi, Comitato Massa Carrara e il Noidea Studio che ci ha dato una mano nella, nello stampa delle foto e del materiale diciamo, che vedete qua in mostra. E poi anche un ringraziamento al Comune di Massa che ci ha dato il permesso di farla in, qui a Villa Cuturi che è una bellissima location adatta molto a questi um, incontri culturali, mostre, eventi, insomma di questo genere. E qual è stata la risposta del pubblico? Ottima, ottima. Abbiamo registrato più di 200 firme da parte dei visitatori, tra cui fotografi, architetti, semplici turisti. E sono rimasti tutti affascinati, eh, ci hanno fatto tutti i complimenti e siamo rimasti contenti anche noi perché, per essere la prima mostra che abbiamo fatto insieme, siamo, insomma, abbiamo, avuto, abbiamo avuto un ottimo riscontro. Che altri progetti avete per il futuro? Allora, questa mostra ha avuto così tanto successo che ci hanno chiesto di esporre questi pannelli con queste foto in altri posti, non solo posti pubblici ma anche bar, locali vari. Quindi, sicuramente faremo un episodio o due di questa mostra, magari con qualche altro materiale. Abbiamo tantissime foto, quasi un migliaio, abbiamo, ne abbiamo scelte 80 le più carine. Le abbiamo disposte secondo eh, un criterio estetico preciso. Abbiamo scelto colori caldi vicino anche a colori freddi, scene grandangolari, simmetrie centrali che facciamo vedere, per esempio, qua, le simmetrie centrali dei grandi capannoni industriali e quindi insomma la nostra passione è la fotografia, eh, andremo avanti con le nostre esplorazioni sicuramente, magari ci spingeremo anche oltre i confini della Toscana e di qualche centinaio di chilometri. Pensate di spingervi anche oltre le esplorazioni e fare anche altre foto ad altri soggetti, altre cose? Eh, sì, noi nella nostra vita professionale fotografica facciamo di tutto. No, abbiamo deciso di fare una mostra su questa tipologia di fotografia, ma noi siamo fotografi a tutto tondo, facciamo di tutto. E Quindi... se volessimo seguirvi, a parte che vi lasceremo in descrizione ovviamente tutto il, tutti i link necessari, sia per Francesco che per Matteo, ma di pratica dove possiamo trovarvi? Allora, a me potete trovarmi su Facebook, ho la mia pagina Facebook che si chiama Matteo i fotografi, invece Francesco eh, sia su Flickr che su Instagram che praticamente sono social per la fotografia a nome Binindo che troverete sempre in descrizione. in descrizione. Quindi signori qui da questa mostra Beautiful Decay è tutto, questo era Francesco, questo era Matteo, ora avete già visto, vi mostreremo un'altra altra, un carellata dei loro lavori e per KNCAP per i social è tutto, ci vediamo con il prossimo video. Ciao a tutti ragazzi.